a fianco dei pastori sardi perché venga riconosciuta la dignità del loro lavoro. L'Annorese Calcio, su iniziativa del presidente Michele Artedino, si schiera al fianco dei pastori attraverso concrete azioni a supporto della categoria. Da oggi fino alla fine del campionato le maglie verdi-azzurre porteranno un messaggio di chiaro sostegno per il mondo delle campagne. Un messaggio che viaggerà in tutti i campi della Sardegna eppure oltre il Tirreno, dove l'Annorese sarà impegnata nelle fasi finali della Coppa Italia Dilettanti. Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dallo stadio Franco Frogheri di Nuoro, 25esima giornata del campionato di eccellenza, ottava di ritorno in campo, Nuorese e Tonara. Gara che inizia nel segno del ricordo, come potete vedere dalla parte opposta rispetto alla nostra postazione, uno striscione che recita in ogni stadio al nostro fianco Luca presente, il commosso ricordo degli ultras della Nuorese per Luca Boi, componente del gruppo Ultras, compagno di tante partite in casa e in trasferta. Sventolano le bandiere, si scaldano le voci e viene messo per iscritto la solidarietà e la vicinanza. Fabio Cocco va a depositare un mazzo di fiori ai piedi della gradinata. È il modo per la Nuorese di ricordare congiuntamente ai tifosi il giovane tifoso prematuramente scomparso nei giorni scorsi. E ora minuto di silenzio. L'applauso del quadrivio e l'ultimo abbraccio per Luca, tifoso della Nuorese, scomparso prematuramente nei giorni scorsi, un abbraccio che unisce idealmente anche la famiglia di Luca Bomboi, arbitro della sezione di Olbia, anche egli prematuramente scomparso negli scorsi giorni. Adesso foto di rito e potrà iniziare questa partita, una partita importante per entrambe le squadre, squadre a caccia di punti. Nuorese che cerca 3 punti per tenere il passo del Sorso e del Muravera che in questo turno riposa. Nuorese che cercherà quindi di accorciare sulla vetta della classifica. Punti pesanti in palio anche per il Tonara, Tonara che dopo un girone d'andata praticamente da squadra materasso si è saputa rinforzare nel mercato di dicembre e è riuscita a ottenere risultati che hanno consegnato una posizione di classifica un po' più tranquilla. Quindi un confronto cruciale per i destini di entrambe le squadre in questo campionato, partita che è iniziata con il calcio d'inizio battuto dalla Nuorese, Nuorese che gioca nella classica casacca verde-azzurra, pantaloncini e calzettoni azzurri, attacca da sinistra verso destra la squadra di casa in completo a strisce verticali rosso-nere con pantaloncini e calzettoni neri il Tonara, Nuorese che lo ricordiamo da oggi fino alla fine della stagione giocherà con nella maglia scritto un messaggio di sostegno al mondo dei pastori sardi. Andiamo con il racconto di questa partita, lo iniziamo con le formazioni che si affrontano oggi sull'erba del quadrivio. Agli ordini dell'arbitro il signor Mulargia di Cagliari e degli assistenti Meloni e Pisano, anch'essi della sezione cagliaritana, scendono in campo Nuorese e Tonara. La Nuorese si schiera con Semerzidis, Russu, Cucchi, Guazzaroni, Fayet, Kiwobo, Alfano, Rolandone, Grigoriadis, Tico e Cocco. A disposizione di mister Fabio Fraschetti, Ruggiu, Nanni, Flavioni, Ilario, Del Rio, Zamora, Palma, Galeadis e Boi. Il Tonara non rispetta la classica numerazione dall'1 all'11, andiamo a raccontarvi la formazione della squadra ospite che schiera con il numero 1 Sarao, con il numero 9 Fadda, con il numero 13 Saias, con il numero 17 Boi, con il numero 5 Santoro, con il numero 2 Fois, con il numero 4 Pili, con il numero 22 Frau, con il numero 10 Zeuzza, con il numero 11 Oggiano e con il numero 15 Ruberto. A disposizione di mister Ivan Cirina, con il numero 12 Mariani, con il numero 18 Andrea Floris, con il numero 8 Buba, con il numero 6 Poddie, con il numero 16 De Arca, con il numero 21 Cadà, con il numero 3 Nicolas Floris, con il numero 19 Nicole, con il numero 7 Uzzeri. Entriamo dunque in cronaca con Fayet che gioca su Kiwobo, porta a palla Kiwobo, scarica a sinistra per Cucchi, cerca il dialogo con Alfano,
gli si fa incontro il capitano del Tonara Antonio Pili, che gli mette il pallone in fallo laterale. Da Cucchi a Grigoriadis si chiude bene la difesa del Tonara, adesso con Fadda che prova a lanciare lungo nella zona di Rolandone. Non perfetto il suo controllo, Rolandone rimedia con un passaggio all'indietro per Semerzidis, che allarga su Ballà Fayet, controlla il piazzamento dei compagni, Fayet scarica alla sua sinistra per Kiwobo, ancora Rolandone. Rolandone, il suo pallone viene contratto forse con un braccio dal numero 11 del Tonara, Oggiani. Oggiano e Ruberto che vanno a comporre la prima linea del Tonara, schierata in un ordinato 4-4-2, più o meno speculare a quello della Nuorese, dove Cocco e Tico hanno libertà di inventiva. Le novità rispetto alle solite scelte di Fraschetti sono quelle di Alfano, che sostituisce Rosano nel ruolo di esterno, ritrova una maglia da titolare anche Grigoriadis, preferito a Zamora nel ruolo di centravanti. Intanto un contrasto tra Tico e il numero 2 Fois, reputata fallosa l'azione del numero 10 nigeriano, calcio di punizione in favore del Tonara. È la quarta volta che Nuorese e Tonara si affrontano in questa stagione, oltre alla gara d'andata chiusasi con un netto successo dei Verdi Azzurri a Sunurazze con il punteggio di 4-0. Ci sono state anche le due sfide inaugurali degli ottavi di finale di Coppa Italia, 2-0 per la Nuorese e 2-1 per la Nuorese anche nel confronto di ritorno giocato a Tonara. Una supremazia netta dei Verdi Azzurri dunque negli scontri diretti, ma dobbiamo dire che è un Tonara diverso quello che oggi troviamo allo stadio Franco Frugheri, un Tonara pesantemente ricostruito nel mercato invernale e che attraverso questa ricostruzione ha ottenuto risultati positivi che l'hanno portata dal fondo della classifica fino alla quintultima posizione. Attenzione, seguiamo Tico sulla destra, contrastato dal numero 13 Saias, che gli toglie via il pallone ma poi non riesce a evitare il calcio d'angolo. Primo tiro dalla bandierina in favore della squadra di casa, si avvicina Fabio Cocco al punto di battuta, si avvicina anche Cucchi, se non andiamo errati, sì, il numero 3 classe 2000 della Nuorese si avvicina al punto di battuta, batte rapidamente Cocco per Russo, il suo tiro cross non viene intercettato da Alfano, palla che finisce sul fondo. È la prima potenziale occasione della Nuorese in questa partita, quando i minuti di gioco sono 5 passati nel corso del primo tempo. Entriamo nel sesto minuto di gioco, risultato ancora reti bianche qui al Quadrivio tra Nuorese e Tonara. Il rinvio di Sarao, uno dei giocatori arrivati nel mercato di dicembre, portiere di sicura esperienza e affidabilità, con numerose esperienze in Serie D con le maglie di Olbia e Budoni. Intanto Cocco viene chiuso dall'intervento di Boi, che gli mette il pallone in fallo laterale. Cocco cede il pallone a Russu. Ha iniziato sul settore di destra la partita il numero 11 della Nuorese. Attenzione alla gittata di Russu, serve Guazzaroni, scarica ancora per Russu. Russu prova a guadagnare il fondo, lo chiude Zeuzza. Ci sarà calcio d'angolo in favore della Nuorese. Ancora Cocco sulla bandierina, gli si avvicina Cucchi, arriva in pressione anche un giocatore del Tonara, crediamo che si tratti del numero 22 Frau, saltatori della Nuorese a centro aria. Ancora accorta la battuta di Cocco per Russu, il suo tentativo viene ribattuto, quindi il duello tra Zeuzza e Guazzaroni favorisce poi l'intervento di Tico, sul cui arriva una segnalazione guardaline di fuorigioco, segnalazione completamente ignorata dall'arbitro, è arrivata alla conclusione di Tico dal limite dell'area, palla fuori. Abbiamo visto che il guardaline sotto la nostra postazione aveva sollevato la bandierina non appena Tico è entrato in possesso di palla. Non dello stesso avviso l'arbitro, cenno di intesa tra il signor Mulargia e il signor Meloni, e gioco che può riprendere con il rinvio di Sarau.
La battuta del portiere del Tonara verso il cerchio di centrocampo, la respinta di Guazzaroni, quindi Pili alimenta l'azione per Ruberto, arriva l'intervento di interdizione di Guazzaroni, quindi Kiwobo Cucchi, ancora Guazzaroni nella zona di Tico che fa sponda per Alfano, si accentra Alfano, l'imbeccata per Grigoriadis, Guazzaroni che prova a metterla in uscita, puntuale l'intervento di Sarò. Altra grande occasione per la Nuorese, la segnaliamo al minuto 8 del primo tempo. Buona l'imbucata di Alfano per Grigoriadis, puntuale l'uscita di Sarao a evitare il peggio per i suoi. Santoro batte il calcio di punizione, palla verso Ruberto, chiude il tandem di centrocampo della Nuorese, Rolandone Guazzaroni, quindi il rilancio di Kiwobo nella zona di Tico, va via Tico ma il pallone è già uscito, rimessa per il Tonara, se ne incarica il numero 9 Fadda, numero un po' atipico per un terzino destro, ma è atipica la numerazione del Tonara che non tiene conto della tradizionale trafila dall'1 all'11. Adesso il numero 22 Frau che fa rimbalzare il pallone su Rolandone, guadagna una rimessa laterale battuta da Fadda, battuta lunga nella zona di Oggiano, palla che non arriva a destinazione per l'intervento di Rolandone, quindi Guazzaroni per Russu, si fa male Guazzaroni, rimane in terra dopo un contatto con un avversario, se non sbaglio si tratta di Frau o di Oggiano, no, di Oggiano. Calcio di punizione per la Nuorese, Tico per Alfano, va via Alfano, mette un buon pallone per Cucchi, segnalazione di fuorigioco, stavolta accolta dall'arbitro il signor Mularge, si riprenderà con un calcio di punizione. Buon avvio di partita per Alfano, si sta facendo vedere tra le linee, crea qualche problema alla retroguardia del Tonara. Stavolta la sua imbeccata per Cucchi ha trovato la segnalazione del guardaline, ma era comunque buona l'idea dell'esterno che oggi gioca in sostituzione dell'infortunato Rosano. Sarà per Zeuzza, lo attende Russu. Zeuzza è costretto a giocare all'indietro, poi un pessimo controllo, la rimessa con le mani per la Nuorese da Russu a Grigoriadis, il velo per Tico, non ci arriva Cocco, ci arriva invece Fadda che pulisce la sua 16 metri. Kiwobo, Semerzidis, da Semerzidis a Faye, la pressione di Zeuzza, Faye tocca per Kiwobo, intervento di Ruperto, il suo tiro trova l'opposizione di Semerzidis. Ma grave errore difensivo della Nuorese, qui i centrali la stavano facendo davvero grossa, Ruberto non è riuscito ad approfittarne, il suo diagonale ha trovato l'opposizione a Semerzidis, primo calcio d'angolo per il Tonara, si avvicina a Capitan Pili alla battuta. Grave errore difensivo questo della Nuorese che poteva costare caro alla squadra verde-azzurra. Pili chiama la disposizione dei compagni, sono intanto salite le torri, tra cui Santoro, la conclusione di Pili tagliata, Semerzidis smanaccia, poi Kiwobo evita il calcio d'angolo e riesce a uscire palla al piede, ancora Kiwobo in possesso palla affrontato da Zeuzza, poi il suo intervento in scivolata favorisce Guazzaroni che allarga sulla destra dove c'è Fabio Cocco, arriva Russu in sovrapposizione, si fa vedere anche Tico, da Cocco a Tico, pallone al centro, l'imbucata per Alfano e stavolta è forse più un errore del giocatore della Nuorese che calcia addosso a Sarao che si era buttato in uscita disperata, c'è stato anche un contatto, rimane a terra Sarao, buona azione in contropiede della Nuorese orchestrata da Fabio Cocco, il suo invito per Tico. Traversone basso per Alfano che forse non ci ha messo la dovuta cattiveria in questa circostanza. Occasione che sfuma, partita viva con le due squadre che provano a superarsi in questi minuti. E sicuramente la Nuorese a fare la partita, ma come abbiamo visto poco fa una leggerezza stava per costare lo svantaggio alla squadra di Fabio Fraschetti.
che ha però saputo rispondere prontamente al pericolo con una buona azione in contropiede. Intanto sanitari del Tonare in campo per soccorrere Sarao. Si tira un po' per le lunghe, adesso Sarao si rialza in piedi ed è pronto a riprendere il gioco. Un timido applauso sottolinea la ripresa del gioco. Fischia l'arbitro, parte Sarao, il suo pallone sul settore di sinistra per Zeuzà, stoppa di petto, c'è la pressione di Russu. Zeuzà tocca all'indietro per Boi. Tornare a cresta in possesso palla con Fois, da questi a Roberto. Roberto allarga su Fadda sulla destra, quindi l'ausilio di Fois. Larga sulla sinistra per Zeuzà, altro duello con Russu. Questa volta non perfetto il controllo del numero 10 del Tonara, che si appoggia su Boi, che lancia nella terra di nessuno, pallone che finisce in fallo laterale sul settore di destra. Russu è pronto a rimetterlo in gioco. Agitata lunga di Russu a cercare Grigoriadis, non riesce, la sponda, allora Saias protegge, mette il pallone nuovamente in fallo laterale, guadagna metri la nuorese. Ancora con Marco Russu sul punto di battuta del fallo laterale, tocco per Rolandone. Da Rolandone a Russu, tenta il cross, Russu no, rientra su Zeuzà, quindi appoggia su Guazzaroni, quindi Tico sul settore di destra, pallone tagliato di Tico, prova ad arrivarci Grigoriadis che anticipa l'intervento del numero 13 Saias, pallone che però non impensierisce Sarau e finisce abbondantemente a lato. Sarao controlla il piazzamento dei compagni, dispone il pallone sul limite dell'area piccola e si appresta al rinvio. Volta rinvio che finisce sulla fascia opposta dove c'è Antonio Pili, il duello con Alfano. Finisce a terra Pili, l'arbitro lascia correre ma poi si ferma Fois e mette il pallone in fallo laterale. Contatto tra Pili e Alfano. Ha avuto la peggio il capitano del Tonara e verosimilmente si riprenderà con il pallone che verrà restituito dalla nuorese alla squadra rossonera. L'arbitro assegna il calcio di punizione nonostante avesse fatto comunque proseguire il gioco, la sventagliata di Antonio Pili a cercare Roberto, respinta di Fayet, quindi alimenta l'azione Boi, pallone che però è uscito e quindi rimessa laterale in favore della nuorese. Tico non riesce a fare sponda per Grigoriadis, nuorese che resta in possesso di palla con Kiwobo, pallone per Rolandone. Guazzaroni, ancora Rolandone, da Rolandone a Tico, la sponda per Cocco che prova un pallone di ritorno di testa, si chiude bene la difesa del Tonara con Fois, contrastato da Guazzaroni, calcio di punizione in favore del Tonara, fallosa l'interdizione di Guazzaroni nei confronti di Fois, calcio di punizione che il Tonara potrà battere con il numero 13 Saias che fa coppia con Santoro al centro della difesa. Sarao, rinvio a cercare Oggiano, in anticipo Fayet, quindi Cocco, la spizzata di Cocco per Grigoriadis che prova a far correre per Tico, chiude la difesa del Tonara. Onorese che alimenta l'azione con Guazzaroni, lancia lungo per Cocco, in netto anticipo Saias, prova a proteggere l'uscita del pallone, poi riesce a difenderlo dall'attacco di Cocco. Tonara che prova il fraseggio stretto, Oggiano contrastato da Russu, poi da Guazzaroni. Tonara che non riesce a uscire, Alfano interviene bene sul pallone, serve Cocco, pallone sul mancino, ci prova con il piede che non è il suo, Fabio Cocco.
Pallone che finisce alto sopra la traversa. Provato la conclusione Mancina, il numero 11 ben imbeccato da Alfano. Altra conclusione della Nuorese verso la porta di Sarao, che esce indenne con una certa facilità anche in questa occasione. La Sarao a Pili sul settore di destra, si gira a Pili, lancia lungo per Oggiano, contrastato da Kiwobo. Oggiano difende il pallone sul lato corto, è costretto ad allargarsi. Kiwobo poi riesce a togliere via il pallone, non riesce a rinviarlo per l'opposizione di un compagno di squadra, cioè di Cucchi. Pallone che finisce comunque ad Alfano, il suo tentativo viene interdetto da Pili, quindi arriva Rolandone che fa partire l'azione sulla destra, dove c'è Russu che avanza a grandi falcate. Davanti a lui c'è Tico, Russu sceglie Guazzaroni, pallone impreciso, poi prova a ripartire Saias, contrastato da Russu, va giù Saias, le proteste del capitano della Nuorese, ma l'arbitro assegna un calcio di punizione in favore del Tonara. Boi, Ruberto, forse con un braccio, non lo vede l'arbitro. Arriva l'interdizione di Faye, che fa guadagnare il suo e la rimessa laterale. Era apparso piuttosto evidente il controllo di braccio dell'attaccante ospite. Zona ancora al Tonara con Oggiano, pressato da Rolandone. Arriva in aiuto Alfano, ma Oggiano riesce ad appoggiare per Fadda, che va via ad Alfano. Ancora Oggiano, contrastato da Guazzaroni, che fa partire in contropiede Cocco. Attenzione, 3 contro 3, Cocco va a puntare Santoro, guadagna l'area di rigore, Cocco il suo gioco di gambe e poi una conclusione di destro che non può impensierire Sarao. Aveva fatto tutto bene Fabio Cocco, aveva puntato due avversari, era riuscito a liberare il tiro, stavolta su quello che è il suo piede, ma conclusione decisamente non all'altezza, che Sarao ha potuto bloccare facilmente. Pili allarga sulla sinistra, dove c'è Boi che sale a grandi falcate, viene chiuso da Guazzaroni in fallo laterale. Rimessa che verrà battuta dallo stesso Boi. Da Boi a Zeuzza, contrastato da Guazzaroni. Rimessa laterale in favore della Nuorese. Meno questa è la decisione del guardaline. Di tenore opposto a quella dell'arbitro, quindi la rimessa è del Tonara. Zeuzza contro Balafaye, che riesce a chiuderlo e poi a mettere in fallo laterale. Arbitro che ravvisa un'azione fallosa da parte di Zeuzza, sanzionando dunque un fallo, un relativo calcio di punizione in favore della Nuorese. Kiwobo, serve Alfano, pallone di ritorno sbagliato verso Pili. Kiwobo riesce a rimediare, quindi viene fermato Cucchi. L'interdizione di Frau è solo a metà, quindi può ripartire il Tonara con Antonio Pili. Impreciso il suo passaggio, c'è spazio per Rolandone che chiama l'azione sulla destra Russu. Avanza Russu sull'out di destra, il pallone al centro. Fadda in qualche modo riesce a mettere fuori nella zona di Guazzaroni, che va via a Oggiano. Da Guazzaroni sulla sinistra per Cucchi. Quindi Rolandone, da Rolandone a Cocco, preso un po' in controtempo, non riesce a tenere il pallone in campo Fabio Cocco e pallone in fallo laterale. Provano a spiegarsi Cocco e Rolandone in questa azione. Rimessa per il Tonara che verrà battuta da Fadda. Batte lungo, arriva Cucchi che tocca per Ticco, è costretto ad arretrare il giocatore nigeriano. Da Ticco a Rolandone, altro pallone impreciso del centrocampista piemontese, stavolta il destinatario doveva essere Cucchi. Palla lunga e altra rimessa laterale per il Tonara, che fa un po' di fatica a uscire dalla propria metà campo. Qualche passaggio impreciso di troppo anche per i rossoneri. Si fanno un po' compagnia con i giocatori della Nuorese, almeno in queste ultime circostanze. Rolandone tocca all'indietro per Balafaye. Guazzaroni, pallone un po' difficile che
il mediano umbro riesce comunque ad addomesticare. Serve Russu sulla destra, attenzione, c'è spazio per Ticco, posizione regolare per Ticco, area di rigore, ci prova il numero 10. Non un granché questa conclusione che finisce sull'esterno della rete, poteva fare qualcosa in più Ticco in questa circostanza. Ancora una volta Sarao non si è dovuto sporcare i guanti per respingere questo attacco della Nuorese. Siamo quasi a metà di questa prima frazione di gioco, 22 minuti e 20 secondi nel corso del primo tempo, 0-0 tra Nuorese e Tonara. Il motivo della partita sembra essere abbastanza chiaro: iniziativa costantemente nei piedi dei giocatori della Nuorese, Tonara che si limita a difendersi e possibilmente a giocare di rimessa. Diversi tiri in porta della squadra verde-azzurra in questo avvio, con Grigoriadis, Cocco in due occasioni e, come abbiamo visto poco fa, Ticco. Conclusioni che non hanno impensierito Sarao. Attenzione a Ticco, viene chiuso e poi c'è un'azione fallosa da parte di Ticco nei confronti di Boi, se non andiamo errati, sì. Ha spinto Ticco dopo aver perso palla, calcio di punizione per il Tonara. Tonara che si è fatta vedere solo una volta dalle parti di Semerzidis, approfittando di un errore in disimpegno della difesa della Nuorese. Ruberto ha impegnato il portiere greco in un difficile intervento, costringendo Semerzidis a deviare in angolo. Il tiro angolato a botta sicura dell'attaccante del Tonara. Sarao verso Zeuzza, l'anticipo di Russu, alimenta l'azione Boi, quindi Ruberto ci prova di tacco, quindi il duello tra Zeuzza e Faye, ravvisata una posizione di fuorigioco del numero 10 del Tonara, e Nuorese che può impostare nuovamente con Guazzaroni che lancia verso Grigoriadis, chiude Santoro che di testa appoggia per Sarao. Sarao che controlla il piazzamento dei compagni, rinvia nella zona di Ruberto, anticipa tutti i Guazzaroni, quindi Ticco prova a dialogare con Cocco, chiude bene Boi che lancia sulla destra per Fadda. Fadda per Pili, il suo lancio lungo viene intercettato da Kiwobo, quindi Alfano non riesce a correggere il lancio. Ancora Fadda, pallone che arriva dalle parti di Oggiano. Chiusura di Rolandone che poi però perde palla, Oggiano torna in possesso della stessa, vince un rimpallo e poi prova a scaricare un sinistro verso la porta di Semerzidis. Debole la conclusione, facile la parata del portiere della Nuorese, Tonara che si rivede dalle parti del numero 1 verde-azzurro. E ancora una volta, a seguito di un banale errore in disimpegno, è stato bravo il binario di destra del Tonara, composto da Fadda e Frau. Intanto l'intervento di Fois spedisce in avanti, Kiwobo non va per il sottile, quindi Ticco, Cocco, dialogano i due, Ticco riesce a tenere un pallone difficile, a scaricarlo sulla destra nella zona di Russu. C'è un giocatore del Tonara intanto che rimane a terra, continua a giocare Ticco. Grigoriadis apre su Russu, non perfetto il passaggio del giocatore greco, quindi il duello tra Zeuzza e Ticco. E qui l'arbitro ferma il gioco per consentire i soccorsi al giocatore del Tonara rimasto a terra. Non riusciamo a capire di chi si tratta, forse di Fois, che precedentemente aveva tentato un disimpegno in rovesciata. Nuovamente in campo lo staff del Tonara a soccorrere un giocatore a terra. L'arbitro ha optato per fermare l'azione con Ticco che aveva avuto la meglio su Zeuzza. Intanto ne approfittano i giocatori del Tonara per andare a ricevere indicazioni dal tecnico Cirinà. E anche a rinfrescarsi un po', perché oggi la giornata, pur facendo registrare temperature non altissime, baciata da un sole un po' insolito rispetto a quanto
Ma quanto abbiamo dovuto vivere in città negli scorsi giorni. Il giocatore del Tonara che hanno approfittato per dissettarsi. Intanto Fois sembra aver avuto un problema piuttosto serio, visto che sta uscendo dal campo zoppicando vistosamente. Vediamo se riuscirà a rientrare in campo il numero 2 del Tonara o se Cirinà sarà costretto a dover operare una prima sostituzione. Tutto questo quando siamo al 28esimo minuto di gioco qui allo stadio Franco Frogheri, ancora 0-0 tra Nuorese e Tonara. Cirinà manda due giocatori a riscaldarsi, ma Boi fa nuovamente il suo ingresso in campo, quindi per adesso resta in campo. Intanto il rilancio di Guazzaroni intercettato da Saias, ancora Nuorese con Cocco che serve Rolandone, quindi Kiwobo, da Kiwobo a Russo, Russo si appoggia su Guazzaroni, da Guazzaroni a Cocco, Cocco serve Tico, pallone di ritorno del giocatore nigeriano e poi Cocco prova a chiudere questa triangolazione, buona la lettura di Saias che fa ripartire i suoi con Oggiano che lancia Frau nella zona di Kiwobo, gioca un po' troppo di fino il franco-congolese. Frau in un primo momento intercetta il pallone, poi Kiwobo si accontenta del fallo laterale. Rolandone, da Rolandone a Cucchi, quindi Kiwobo elude l'intervento di Ruberto, poi il suo pallone viene in un primo momento intercettato da Pilli. Morese che resta in possesso di palla con Alfano che tocca su Ballafaye, da Faye a Tico, intercetta Tico, arrivano a sostegno dell'azione Guazzaroni e Russo, Tico ignora entrambi, porta a palla in orizzontale, poi scarica a sinistra per Cucchi, si accentra Cucchi, prova a guadagnare qualche metro, serve Grigoriadis, posizione regolare, il cross di Grigoriadis, la battuta al volo di Fabio Cocco, pallone che finisce abbondantemente fuori, ma buona iniziativa in coordinazione da parte di Cocco. Meno buona la conclusione, è finita abbondantemente fuori. Grigoriadis che scala dalla sua posizione di centravanti e crea varchi importanti sulle fasce a beneficio degli inserimenti di Tico, di Cocco ma anche di Russo e Alfano quando accompagnano l'azione. Intanto il duello tra Pili e Alfano, calcio di punizione per la Nuorese ma l'arbitro fa ribattere, pallone che non era fermo al momento della battuta, lo sistema Rolandone, batte lungo per Tico, Tico chiama l'azione in Russo sulla destra, il pallone al centro, arriva Santoro, alza un campanile su cui c'è il solo Fois, affrontato da Cocco, un po' di difficoltà, Fois che appoggia all'indietro per Sarao, che disimpegna dalle parti di Ruberto, buono l'anticipo di Faye ma è Pili a intercettare, ad alimentare l'azione per Zoizza, bloccato da Guazzaroni, quindi Russo, pallone nella zona di Tico, impreciso il rilancio di Russo che finisce in fallo laterale, rimessa per il Tonara, arbitro tiene il cambio del pallone, il esterno sinistro del Tonara Boi, quindi Ruberto lancia in avanti dove c'è attenta copertura di Faye, quindi Kiwobo ad anticipare Oggiano, altra rimessa laterale per il Tonara che timidamente prova a guadagnare qualche metro nella metà campo verde-azzurra. Boi, Ruberto, tentativo di sponda per Oggiano che non va a buon fine, quindi Pili, numero su Alfano e poi conclusione dalla lunghissima distanza con il sinistro. Non impensierisce Semerzidis, questo tentativo un po' velleitario del capitano del Tonara. Rimessa dal fondo in favore della Nuorese, se ne occupa Semerzidis
che rilancia verso il centrocampo dove Foyce anticipa Guazzaroni, quindi Frau. Va via Rolandone, va via anche a Cocco, azione caparbia di Frau che poi si deve arrendere al nuovo intervento di Rolandone, trattenuto per la maglia, calcio di punizione per la Nuorese, Rolandone per Guazzaroni, quindi Kiwobo. Ricomincia dalle retrovie la squadra verde-azzurra, Rolandone, settore di sinistra per il centrocampista piemontese, tocco per Guazzaroni. Prova ad alzare il pressing il Tonara per non far ragionare i centrocampisti della Nuorese. Oggiano va in aiuto a questa operazione della squadra ospite. Nuorese che non riesce ad avanzare, c'è Cucchi sul settore di sinistra che batte questa rimessa laterale. Pili, Rolandone, quindi Faye va a risolvere questa situazione rilanciando in avanti. Serie di batti e ribatti, non si riesce a mettere il pallone a terra, adesso prova a farlo Oggiano sulla pressione di Rolandone, quindi arriva a Pili, Rolandone commette fallo, calcio di punizione per la Nuorese ed è in arrivo il primo giallo della partita. Sul taccuino dei cattivi finisce Gianluca Rolandone, finisce nuovamente a terra Pili e nuovamente devono entrare i componenti dello staff del Tonara, il componente dello staff del Tonara per soccorrere il capitano finito a terra dopo il contrasto con Rolandone. E sta per scoccare la mezz'ora di questa partita, un primo terzo di gara che va in archivio sul punteggio di 0-0, più Nuorese che Tonara in questa mezz'ora. Va detto che sono state davvero rare le occasioni in cui i verde-azzurri hanno seriamente impensierito il portiere del Tonara Sarao. Un Tonara Sornione che ha cercato di approfittare di qualche errore in disimpegno della squadra verde-azzurra. Va Santoro a battere questo calcio di punizione, pallone che finisce al limite, la sponda di Ruberto. Arriva Russo in anticipo, Zezza prova ad anticiparlo, probabilmente commettendo fallo, non di questo avviso l'arbitro. Zezza va a battere la rimessa, Ruberto, la chiusura di Faye che guadagna una rimessa laterale facendo rimbalzare il pallone sull'attaccante del Tonara. Rimessa laterale che verrà battuta da Russo, qualche disappunto da parte del pubblico della tribuna, forse in riferimento alla decisione di poco fa dell'arbitro e anche alla munizione di Rolandone in una partita tutto sommato abbastanza tranquilla. Tanto c'è un calcio di punizione per la Nuorese dalla tre quarti e Fabio Cocco che andrà a mettere questo pallone al centro, il tentativo di Cocco, l'arbitro ferma tutto per redarguire i giocatori di entrambe le squadre, nello specifico Faye è un giocatore del Tonara che per adesso non siamo riusciti a identificare, forse si tratta di Foyce, no, si tratta di Santoro, anche qualche scintilla tra i due in questa occasione. Vediamo che Cocco ha risistemato il pallone sul punto di battuta, si avvicina un giocatore del Tonara. Pallone al centro messo da Cocco direttamente tra le braccia di Sarao che rinvia prontamente a cercare Frau. Arriva Kiwobo, quindi Oggiano. Oggiano contro Guazzaroni, serve Zeuzza stavolta sulla destra. Zeuzza prova a guadagnare il fondo, mette il pallone al centro ma tentativo inutile perché la palla era già uscita. Buona iniziativa da parte di Zeuzza che però non è riuscito a tenere il pallone in campo. Rimessa per Semerzidis, che paradossalmente forse è stato impensierito più del suo collega, nonostante sia la Nuorese a fare la partita in questa prima mezz'ora di partita, in questa prima mezz'ora del primo tempo. Russo
sventagliata per Ticco. Attenzione alla posizione regolare, Ticco affronta Fadda al limite dell'area di rigore, gioco di gambe di Ticco, pallone al centro a cercare Alfano, non si chiude il triangolo, Manuarese che resta in possesso palla con Rolandone. Il traversone di Rolandone a pescare Russu, completamente solo, ci arriva Russu ma poi ci prova Alfano, traversa clamorosa da parte di Alfano, doppia occasione per la Nuorese, sicuramente la migliore della partita, ma attenzione che Nuorese alimenta l'azione con Alfano, l'intervento in scivolata da parte di Fois, Alfano resta a terra, pallone che è rimbalzato sulla bandierina e definito in fallo laterale, ma il guardaline ha chiaramente segnalato l'intervento dell'arbitro per un calcio di punizione. Bella accelerata della Nuorese, bella apertura di Rolandone per Russu, completamente indisturbato dentro l'area di rigore, il suo diagonale ha trovato la grande respinta di Sarao, che poi è stato lui insieme ai suoi compagni di squadra molto fortunato sulla ribattuta di Alfano che ha colpito la parte bassa della traversa ed è tornato in campo, grande occasione per la Nuorese. Nuorese stavolta davvero vicinissima al vantaggio, calcio di punizione ancora Fabio Cocco sul punto di battuta, saltatori della Nuorese a centro aria, vediamo cosa scaturirà da questo calcio di punizione, serie di blocchi, controlla Mulargia, il cross, il colpo di testa in sospensione da parte di Alfano, se non andiamo errati è anticipato due compagni decisamente più alti, Alfano non è riuscito a indirizzare il pallone nello specchio della porta, ma è arrivata anche una segnalazione dell'arbitro che ha ravvisato un fallo in attacco, pericolosissima dunque la Nuorese, pochi minuti fa la doppia occasione per Russu e Alfano, risultato che resta sullo 0-0, qui Pili anticipa Alfano, Zeuzza che nel frattempo si è spostato sulla destra con Frau che è finito dalla parte opposta, qui Kiwobo protegge l'uscita del pallone sull'attacco di Oggiano, rimessa in gioco affidata a Semerzidis, da Semerzidis verso Grigoriadis, non ci arriva lui, non ci arriva Alfano, ci arriva Ticco, Ticco contrastato da Santoro, arriva Alfano in sovrapposizione ma il pallone di Ticco è troppo lungo, ne protegge l'uscita, se non andiamo errati Fadda, e dunque rimessa dal fondo in favore del Tonara, con Sarao che attende che i compagni si sistemino nei pressi della zona mediana del campo, il lancio lungo a cercare Ruberto, viene scavalcato dal pallone, poi Kiwobo in anticipo su Zeuzza, altro errore in fase di disimpegno, ne stava per approfittare Frau, quindi Cucchi deve resistere alla pressione di Ruberto, rimessa laterale in favore del Tonara e Fadda che prova battere dalle parti di Ruberto, il pallone messo al centro, la respinta di Kiwobo, altro fallo laterale, Tonara che prova a presentarsi in zona d'attacco in questa fase del match, Fadda lascia a Pili l'incombenza della battuta, probabilmente il capitano tenterà una gittata lunga, così è nella zona di Ruberto che non arriva sul pallone, Semerzidis lo fa suo e prepara le operazioni di rinvio, va Semerzidis verso Grigoriadis, anticipo del giocatore greco, quindi Guazzaroni, bella giocata del mediano umbro, attenzione ad Alfano, Alfano riesce a entrare in area di rigore, poi Russu deve disinteressarsi all'invito del suo compagno di squadra perché palesemente in posizione di offside. Aveva fatto tutto bene Alfano con un buon gioco di gambe, completamente errata invece l'idea di
servire Lussu, che era sicuramente in fuorigioco. Parte Sarau, allora nella zona di Alfano, riesce a lanciare Tico sulla sinistra. Attenzione a Tico, gli si fa incontro Santoro. Tico si accentra, la sua conclusione è la palla che finisce fuori non di molto. Sarau si era disteso, aveva forse battezzato la conclusione di Tico, che comunque è finita a lato ma non di molto. Ha provato a privilegiare la precisione alla potenza il numero 10 nigeriano. Altro rinvio di Sarau. Arriva Ruberto, ma il pallone che giunge ad Alfano. Ancora una giocata con Tico, il velo per Cucchi. Vediamo se Cucchi riesce a tenere il pallone in campo. Ci riesce, prova ad allungare la falcata. È bravo Zeuzza nella chiusura. Adesso per lui l'incombenza di uscire dal pressing della Nuorese. Ci riesce in qualche modo, regalando solo una rimessa laterale alla squadra verde-azzurra. C'è Tico sul pallone. Rolandone, ancora per Tico. Non riesce a mettere a terra il pallone la squadra di Fraschetti, e questo fa il gioco del Tonara, che con Frau riesce a rinviare. Attenzione a Ruberto, il pallone per Fois, no, per il numero 11 Poggiano, viene chiuso, prova a impostare un nuovo tema tattico alla Nuorese con Cocco che lancia in profondità per Grigoriadis, settore di destra. Provato il passaggio per Russo, si chiude la difesa del Tonara con Saias. Russo va a recuperare il pallone per battere questa rimessa laterale in zona d'attacco. Vediamo se cercherà il dialogo con Cocco. No, serve Guazzaroni. Da Guazzaroni ancora a Russo, ma altro passaggio impreciso e rimessa laterale per il Tonara. Inizia a montare un po' di insofferenza tra i giocatori della Nuorese per questi passaggi errati. 35esimo in corso, quando Rolandone prova a liberarsi della pressione dei giocatori del Tonara. Serve all'indietro Kiwobo, quindi Cucchi, settore di sinistra. Cucchi per Alfano, Alfano per Cocco. L'intervento di testa da parte di Boi, che diventa un passaggio per Sarau. Esce ai 16 metri e rinvia nella zona di Ruberto. Buono il controllo di Ruberto, ma arriva puntuale Rolandone, che poi viene messo giù dall'attaccante del Tonara. Calcio di punizione che Rolandone va a battere in orizzontale per Guazzaroni. Da Guazzaroni a Tico, Russo, Guazzaroni. Ancora per Russo, che riesce in un primo momento ad andare via all'intervento di Boi, che chiude bene e poi costringe al fallo il capitano della Nuorese. Calcio di punizione in favore del Tonara. Si avvicina senza troppa fretta Sarau sul punto di battuta. Tanta attenzione a Guazzaroni, contatto falloso con Fadda. Calcio di punizione per la Nuorese. Intanto abbiamo avuto qualche problema col cronometro, vi diciamo che è stato appena annunciato un minuto di recupero. Prova Tico a sfondare sulla destra, il pallone è messo al centro e poi il guardaline ravvisa un'azione fallosa di Tico ai danni di Boi. Aveva provato a sfondare sulla destra Tico, era riuscito a liberarsi e entrare in aria, avrebbe potuto regalare forse un'ultima occasione alla Nuorese in questo primo tempo. Tutto vanificato dall'intervento del guardalinea. Intanto rimane a terra Boi e quindi verosimilmente, no, stavamo per dire che ci sarebbe stato un prolungamento del recupero, così non è. Con l'infortunio di Boi si chiude la prima frazione di gioco con il duplice fischio dell'arbitro. Proteste del pubblico del Quadrivio a fare
da cornice alla fine dei primi 45 minuti che si concludono sullo 0-0. Nuorese che ha fatto sicuramente qualcosa in più, è stata anche sfortunata con la traversa colpita da Alfano, ma sicuramente la pressione dei verdi azzurri deve essere un po' più costante. Tonara che si è difeso, ha provato ad approfittare degli errori degli avversari e per adesso sta riuscendo a portare a casa un punto prezioso. 0-0 e noi ci sentiamo per il secondo tempo. Amici di Diretta Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari, scontro al vertice nel campionato di Serie D, Girone G, Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e il posa in vantaggio! Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no, poi la palla rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi, italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Yoma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia, vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Dalla cinquantennale esperienza di commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.
Rientriamo in diretta dallo stadio Franco Frugheri di Nuoro per il secondo tempo di Nuorese Tonara. Le squadre hanno concluso la prima frazione di gioco sul risultato di 0-0. Subito una novità per quanto riguarda il Tonara: è uscito il numero 17 Boi, al suo posto il numero 6 Poddi, e vediamo se questa mossa del tecnico Cirinà porterà effetti anche sul piano tattico. Tonara che ha battuto il calcio d'inizio di questa ripresa. Gli ospiti giocano con la maglia a strisce verticali rosso-nere, pantaloncini e calzettoni neri, attaccano da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione. Attenzione però a questo attacco della Nuorese con Cucchi, converge, entra in area di rigore, serve Cocco, la sua conclusione viene ribattuta da Saias. Subito Nuorese, attenzione perché è rimasto a terra Cucchi sugli sviluppi dell'azione precedente. Allora, per completezza, vi diciamo che la Nuorese, come potete vedere, gioca nella tradizionale casacca verde-azzurra con pantaloncini e calzettoni blu con inserti verdi. Nuorese che ovviamente attacca da destra verso sinistra, ossia verso curva nord. Andiamo con una rapida lettura delle formazioni. Nuorese in campo con Semerzidis, Russo, Cucchi, Guazzaroni, Balafayeki, Uobo, Alfano, Rolandone, Grigoriadis, Tico e Cocco. Il Tonara risponde con Sarao, Fadda, Saias, Poddi e Santoro, Fois, Pili, Frau, Zeuzza, Oggiano e Ruberto. L'arbitro della partita è il signor Mulargia della sezione di Cagliari, assistito da Meloni, che opera sotto la nostra postazione, da Pisano invece dalla parte opposta, anch'essi della sezione di Cagliari. Gioco che riprende con il rilancio di Sarao nella zona di Kiwobo, scavalcato dal pallone, ha subito fallo il centrale della squadra verde-azzurra. Si riprenderà con un calcio di punizione. Rolandone va a sistemare il pallone sul cerchio di centrocampo, serve Cocco, circondato da due avversari, deve arretrare, quindi ancora Rolandone, la sua sventagliata per Grigoriadis non arriva a destinazione, quindi Oggiano che prova a girare intorno a Guazzaroni, molto attento nell'interdizione. Riparte la Nuorese, ma il pallone per Tico è fuori misura, protegge Fadda l'uscita della sfera e guadagna una rimessa laterale. Cosa abbiamo visto nei primi 45 minuti di gioco? Abbiamo visto sostanzialmente un dominio territoriale da parte della Nuorese, che ha tenuto costantemente l'iniziativa e ha cercato la via della rete con alcune conclusioni che non hanno impensierito particolarmente Sarao, se si esclude quella arrivata a 10 minuti dalla fine, una doppia occasione firmata Russu e Alfano. Attenzione Alfano che vince un contrasto, dicevamo la doppia occasione capitata Russu e Alfano, la conclusione del capitano ben respinta da Sarao sulla ribattuta, Alfano a botta sicura ha colpito la traversa, è stata l'occasione in cui la Nuorese ha sfiorato maggiormente il vantaggio. Tonara che si è affidata per lo più alle ripartenze e che ha avuto le sue occasioni soprattutto in virtù di errori di disimpegno da parte della difesa della Nuorese, la più clamorosa capitata sui piedi di Ruberto, che ha impegnato Semerzidis in un difficile intervento. Adesso Faye va a proteggere su Zeuzza. Timidamente il giocatore del Tonara ha chiesto che l'ultimo tocco fosse del difensore della Nuorese, chiedeva sostanzialmente un calcio d'angolo che non è stato concesso. Intanto sbaglia il rinvio Faye, scusate Kiwobo, pressato adesso da Ruberto, che mette le mani sul collo del centrale verde-azzurro. Calcio di punizione, Nuorese che prova a ripartire. Nuorese che nel prossimo turno, domenica, sarà impegnata sul difficile campo di Gavoi, sulla terra battuta del Maristiaio, una partita da sempre ostica per i verde-azzurri, voi per una superficie un po' insolita e voi anche per il campanilismo che viene sentito. Attenzione a Cocco che mette questo pallone in mezzo dove non ci arriva nessuno, ma l'assistente opposto, il signor Pisano, ha avvisato che il pallone era già uscito. Non è molto d'accordo Cocco con questa decisione. Dicevamo Nuorese impegnata sul difficile campo di Gavoi, mentre a Sorso si giocherà lo scontro diretto tra Sorso e Muravera. Diciamo che il prossimo turno non è decisivo per le sorti del campionato, ma sicuramente dirà molto su quelli che saranno gli esiti. Nuorese che ovviamente per
sentirsi ancora in corsa, deve fare il risultato pieno anche nella gara di oggi. Ci sta provando la squadra di Fraschetti, ma sta trovando davanti un Tonara sicuramente organizzato, sicuramente diverso da quello che si è presentato nei tre scontri diretti finora disputati contro la squadra verde-azzurra, che hanno visto altrettanti successi di Fabio Cocco e compagni. Rolandone protegge dall'intervento di Oggiano, che in un primo momento è stato anche felice. Poi Pilli ha provato ad alimentare l'azione, palla messa in fallo laterale, la rimessa è in favore del Tonara. Fadda, Zeuzà, Rolandone in pressing, riesce in un primo momento a portare via il pallone, quindi il contrasto tra Cucchi e Zeuzà, rimessa per il Tonara. Anche qui Cucchi esprime le sue perplessità su questa decisione. Attenzione adesso al lancio in avanti da parte di Fois, non ha letto benissimo questa situazione Faye, e c'è stato un potenziale pericolo. Attenzione perché qua ci arriva anche un fischio dell'arbitro, che va a redarguire Cirinà, che forse ha scavalcato la propria area tecnica. Adesso il signor Mulargià fa riprendere il gioco. Semerzidis, lancio per Grigoriadis, per lui oggi una nuova chance da titolare dopo tanto tempo, preferito a Zamora. Tico lancia per Rusu, abbastanza telefonata questa idea del giocatore nigeriano, chiude bene la difesa del nuorese, quindi Cocco, posizione di regista, quindi Tico, costretto ad arretrare il numero 10 a servire Rolandone, da Rolandone a Cucchi, converge Cucchi, contrastato da Zeuzà, e stavolta l'arbitro assegna il calcio di punizione alla nuorese con Rolandone che gioca su Guazzaroni. Guazzaroni esce dal cerchio di centrocampo, sbaglia il passaggio che viene intercettato da Frau, poi Frau va via a Guazzaroni, contropiede sulla sinistra da parte del numero 22, inseguito da Guazzaroni. Riesce a resistere Frau a questo tentativo di interdizione, ed è bravo l'esterno del Tonara a portare il pallone fino alla bandierina. Poi il passaggio nella zona di Oggiano, il suo tentativo di assistere Ruberto, e di testa mette il pallone in fallo laterale dalla parte opposta. Si è presentato con un po' più di coraggio il Tonara in questo avvio di ripresa. Morese che ancora non è riuscita a rendersi pericolosa, a parte la combinazione tra Cucchi e Cocco che ha portato a quest'ultimo alla conclusione murata da Saias. Tanto il fallo di Pilli su Rolandone, si lamenta un po' il centrocampista della nuorese, unico ammonito della partita, e magari chiedeva all'arbitro la stessa sorte per Pilli. Tico gioca all'indietro per Cocco, dalla lunghissima distanza Cocco prova la conclusione, qualche timido applauso del quadrivio. Sarao battezza l'uscita del pallone abbondantemente fuori, ha provato a smuovere un po' le acque il numero 11 della nuorese. Nuorese un po' carente nelle conclusioni in questo avvio di ripresa. Sarao invio nella zona di Rolandone, che con la collaborazione di Guazzaroni imbastisce un nuovo tema offensivo. Cocco vede la discesa di Rusu, serve Alfano che si è fatto vedere tra le linee, deve arretrare Alfano, servire Rolandone ancora per Tico, fermato Tico, prova a ripartire in contropiede il Tonara con Oggiano, se non andiamo errati, pallone per Zeuzà che se lo accompagna fuori sulla pressione di Kiwobo. Quindi Rolandone, Cucchi, Kiwobo, Faye,
il lancio lungo di Fayet non trova giocatori della Nuorese, trova invece Santoro che rinvia in zona d'attacco. Attenzione a Roberto che apre per Frau. Frau entra in area di rigore da sinistra ed è bravo Kiwobo a chiudere tutto. Una vera spina nel fianco Frau in questo avvio di ripresa. Attenzione al contropiede della Nuorese con Tico nel tentativo di servire Grigoriadis. Di fatto un passaggio per Poddi che poi porta troppo palla, commette addirittura fallo su Guazzaroni. Fallo non ravvisato, viene invece fischiata questa azione fallosa da parte di Fois su Cocco. Nuorese in possesso di palla, Cocco, Rolandone, Tico, ha arretrato molto il suo raggio d'azione il numero 10 della Nuorese. Tico prova a lanciare Cocco in profondità, contatto con Poddi, è tutto regolare per l'arbitro. Sarao può fare suo il pallone. Invio lunghissimo di Sarao nella zona di Roberto, anticipo di Fayet, alimenta l'azione il numero 11 Oggiano con la collaborazione di Frau, ma è bravo Guazzaroni a portare via il pallone, poi a subire fallo. Calcio di punizione, sono andati via i primi 11 minuti nel corso del secondo tempo, ancora 0-0 al Franco Frogheri tra Nuorese e Tonara. Nuorese che oggi gioca con la grande novità del messaggio in favore della categoria dei pastori, una iniziativa fortemente voluta dal presidente Artedino. D'ora in avanti per il proseguo del campionato e per le partite della Coppa Italia dilettanti, la Nuorese giocherà con sulle maglie questo messaggio di solidarietà nei confronti di questa categoria che sta protestando e la cui protesta ha raggiunto una sua ribalta nazionale. Intanto arriva il primo cartellino giallo per il Tonara all'indirizzo di Antonio Pili, punito questo fallo su Cucchi, e intanto alle viste ci sono i primi cambi per Fraschetti. C'è Palma e c'è anche Del Rio a bordo campo, pronti a entrare. Vediamo quali saranno le mosse del tecnico romano, vediamo se i cambi arriveranno adesso o verrà battuto questo calcio di punizione che Cocco lancerà verso l'area di rigore. Attenzione a Cocco, la sua battuta verso il centro dell'area, la respinta di Santoro in qualche modo, Nuorese che guadagna qualche metro. Cucchi, lui incaricato a battere la rimessa laterale, fanno movimento i compagni, Cucchi serve Alfano, da questi a Ticco, protegge bene l'uscita del pallone Santoro. Vediamo quelli che saranno i due cambi operati da Fraschetti. Entra Del Rio ed esce Grigoriadis. Un centrocampista per una punta, ma attenzione perché l'altra punta sta per entrare, con il numero 18 in campo entrerà Mattia Palma e a lasciargli il posto sarà Alfano. Buona la prova di Alfano, sua sicuramente l'occasione più pericolosa confezionata dalla Nuorese nell'arco della partita, la sua traversa grida vendetta, avrebbe potuto assicurare il vantaggio alla Nuorese, è stato sfortunato il numero 7 della Nuorese. Tanto Palma va a posizionarsi in posizione di centravanti con Cocco seconda punta. Continua a essere un po' arretrato in raggio d'azione di Tico che sta avanzando in questo momento. Attenzione a Palma, la sua sponda per Tico, ancora Palma, tenta il dialogo con Tico e ci sarà un calcio di punizione. E questo è il primo apporto che Mattia Palma garantisce a questa partita. Subisce il fallo da parte del numero 2 Fois, calcio di punizione in favore della Nuorese da ottima posizione, siamo a circa 18-20 metri dalla porta di Sarao. Tre i giocatori sul pallone, vediamo l'altro, ne è entrato Del Rio,
Ticco e Cocco, in genere questi calci di punizione vengono battuti dal numero 11, che è un po' lo specialista della squadra. Si allontana Del Rio, restano sul pallone Cocco e Ticco. Sarao va a posizionare la barriera, il tutto quando stiamo entrando nel 16° minuto di gioco. Entrambi i giocatori della Nuorese prendono la rincorsa. Parte Cocco, palla alta sopra la traversa, conclusione da dimenticare da parte di Fabio Cocco. Anche stavolta nessun problema per Sarao, che sostanzialmente è stato seriamente impegnato solo dalla conclusione di Russu nel primo tempo, preludio poi alla traversa colpita da Alfano. Invio di Sarao, Del Rio, Guazzaroni di testa, intercettato il pallone da Pili. Allora Cocco gioca all'indietro per Fayet, lancia lungo Fayet dove non ci sono giocatori della Nuorese, quindi Ruberto anticipa lo stesso Fayet, ma la palla finisce dalle parti di Del Rio. Ancora Fayet, Rolandone allarga a sinistra per Cucchi, controlla il terzino sinistro romagnolo. Quindi Guazzaroni, Cocco, Ticco dialogano i due. Attenzione, ancora Cocco ha la possibilità di battere a rete e stavolta ci mette il piede Saias, con Russu che lascia scorrere in calcio d'angolo. Altra conclusione di Fabio Cocco, e ancora una volta si difende bene la difesa del Tonara. Cocco va sulla bandierina di destra a battere il calcio d'angolo, e ancora una volta vanno a battibeccare il signor Mularge e mister Cirinà. Vengono avanti i saltatori della Nuorese, parte il calcio d'angolo battuto da Cocco, pallone basso, il tacco di Rolandone non trova collaborazione ma trova la difesa del Tonara al rinvio. Zeuzza attende che i compagni guadagnino qualche metro e lascia la battuta a Poddie, che è andato a occupare la casella di terzino sinistro, che nel primo tempo era occupata da Boi. E intanto Poddie si sceglie il pallone, il primo non andava bene, il secondo sembra sì, ma c'è, adesso controlla anche un terzo. La battuta di Poddie lunga a cercare Ruberto, prova la sponda Ruberto, non ci riesce, si chiude la Nuorese. Guazzaroni, Ticco, ruba palla Zeuzza, gioca all'indietro per Fadda, lancia per Pili, buona la chiusura di Kiwobo che poi deve difendersi dal ritorno di Pili. Quindi Rolandone, si distende la Nuorese con Del Rio, Russu per Rolandone, tentativo di servire Cocco impreciso, ma torna sul pallone Ticco che allarga sulla sinistra dove c'è Guazzaroni. Da Guazzaroni a Ticco c'è Cucchi, lì lascia per Cocco, prova l'incursione Cocco che viene messo giù dal numero 11 del Tonara Oggiano in ripiegamento difensivo. Altro calcio di punizione per la Nuorese e altra possibilità di mettere un buon pallone in mezzo. Ticco prova a battere in velocità ma l'arbitro fischia e dice che si deve ripetere tutto. Il solo Zeuzza in barriera per il Tonara, tanti saltatori in mezzo, la battuta di Cocco, il colpo di testa a liberare, arriva Cucchi e poi ci prova Russu di controbalzo. Anche stavolta il pallone ben lontano dallo specchio. Primo tempo che si gioca, secondo tempo scusate, che si gioca sulla falsariga del primo. È la Nuorese che fa la partita, è la Nuorese che ci prova, ma pericoli veri e propri per la porta del Tonara al momento, almeno per quanto riguarda la ripresa, non se ne sono visti. Cucchi, Cocco prova a prolungare per Palma, si chiude bene il Tonara.
Quindi il lancio di Fois, Vito per Frau, chiude in netto anticipo Russu, quindi Semerzidis rimette in gioco per Del Rio, Rolandone serve Guazzaroni per Cucchi, Cocco per Del Rio, ha un po' di spazio Del Rio in posizione centrale, Del Rio serve Tico, viene affrontato da Podi e Tico riesce a liberarsi, poi scarica a destra per Del Rio, il suo cross, non c'è nessuno dall'altra parte, Fadda può controllare e rinviare, arriva Faye in anticipo, quindi un contatto tra Tico e uno dei centrali del Tonara, si tratta di Saias. Valutata fallosa l'azione di Tico, calcio di punizione in favore del Tonara, con Sarao che esce dalla propria area di rigore e si incarica di battere lungo nella zona della prima linea del Tonara, adesso composta da quattro giocatori. Sembra avere un po' più spazio Zeuzà qui sul settore di destra, batte centralmente Sarao, Faye, Rolandone la mette giù e poi chiama Cucchi sul settore di sinistra. Cucchi va via a Zeuzà e poi lascia ancora Rolandone. Del Rio, da Del Rio a Russu, meno frequenti le discese del capitano in questo secondo tempo. Russu serve Del Rio, Del Rio adesso ha un po' di spazio, prova a giocare in verticale per Tico, l'inserimento per Cocco e la palla in rete, Fabio Cocco porta in vantaggio la Nuorese, azione repentiva e in verticale da parte della squadra verde-azzurra, innescata da Del Rio, l'assist di Tico e il gol di Fabio Cocco che segna per la terza partita consecutiva. Nuorese 1, Tonara 0. 22esimo minuto quando è arrivato il gol di Fabio Cocco e dobbiamo dirlo per la statistica, un'autentica bestia nera del Tonara. Nelle quattro partite giocate il numero 11 della Nuorese è sempre andato a segno. Il sigillo di Cocco dunque in questa partita che si sblocca dopo quasi 70 minuti, Nuorese 1, Tonara 0 e adesso la squadra rossonera ha l'incombenza di rimettere in piedi questa partita. Attenzione perché l'arbitro fa riprendere nuovamente le operazioni di gioco, forse ha visto un giocatore della Nuorese dentro il cerchio di centrocampo, un eccesso di zelo del signor Mulargia. Zeuzà attende ora la reazione del Tonara con il pallone lungo di Zeuzà per Ruberto, l'uscita di Semerzidis, bella e improvvisa l'azione che ha portato al vantaggio la Nuorese, azione orchestrata dai suoi giocatori di qualità, l'imbucata di Del Rio Pertico che poi ha consegnato un pallone delizioso a Fabio Cocco che da quella posizione non ha sbagliato. È la terza partita consecutiva, l'abbiamo detto, in cui Cocco trova la via della rete e il Tonara è un po' la sua vittima preferita, dato che due dei suoi cinque gol in campionato sono stati realizzati alla squadra rossonera, più tre gol in Coppa Italia. Cocco che è anche un ex di turno, insomma, modo poco simpatico per ringraziare la sua ex squadra. Tanto Cucchi prova a servire Tico, si chiude bene la difesa del Tonara, Pili lancia in profondità per Faye, la pressione di Ruberto non va per il sottile Faye in questa circostanza, quindi Russu toglie il pallone dalla disponibilità di Fois, Tico lancia in avanti per Del Rio, riesce a tenere il pallone in campo, c'è Palma in area di rigore, Palma per Tico, la conclusione, la respinta e poi Cocco ci riprova, è probabilmente stato Tico a respingere la conclusione del numero 11, una conclusione un pochino debole da parte del giocatore cresciuto nella Purie Forti, poteva metterci forse un po' più cattiveria. Nuorese vicino al raddoppio, adesso
sul capovolgimento di fronte il Tonara, ci ha provato con Zeuzza. E questa partita è cresciuta in vivacità, attenzione alla rimbucata di Ticco per Palma, partito sul filo del fuorigioco. Secondo Pisano, Palma era al di là della linea difensiva del Tonara sull'invito di Ticco, situazione davvero al limite. E dunque si riprenderà con un calcio di punizione per il Tonara, va Santoro. Ruberto in qualche modo prova a intercettare il pallone, non ci riesce, palla che arriva a Semerzidis. Doppia occasione per Ticco e Cocco per raddoppiare, non l'ha sfruttata la Nuorese che sulle ali dell'entusiasmo ha provato a chiudere i giochi. Intanto c'è un fallo da parte di Santoro su Cocco, calcio di punizione battuto da Ticco, ma anche stavolta il signor Mularge fa osservare di aver fermato il gioco e che la ripresa dello stesso è deputata a una sua decisione. Del Rio gira un po' su se stesso e poi allarga sulla sinistra dove c'è Guazzaroni. Da Guazzaroni a Rolandone, pallone impreciso, rimedia Del Rio. Quindi Rolandone, Faye per Kiwobo. A Kiwobo a Guazzaroni, tre quarti per Guazzaroni, pallone per Ticco, Ticco area di rigore, fuori gioco, anche stavolta il signor Pisanu blocca sul nascere il tentativo di incursione del giocatore nigeriano. E intanto c'è un cambio nel Tonara, pronto il numero 19 Nicole. Ed esce Frau, giocatore che non ci è dispiaciuto, soprattutto nei primi minuti del secondo tempo sulla fascia sinistra, stava creando qualche difficoltà alla retroguardia della Nuorese. Nicole va a sistemarsi esattamente nella posizione del compagno, non dovrebbe cambiare nulla dal punto di vista tattico nel Tonara, anche se quello che cambia forse è un atteggiamento un po' più aggressivo da parte della squadra di Cirinà, che è costretta a recuperare il gol di svantaggio realizzato da Fabio Cocco al 24esimo minuto e che sta momentaneamente decidendo questa partita della 25esima giornata che si sta giocando al Franco Frogheri e che vede appunto la Nuorese in vantaggio per una rete a zero. Semerzidis. Lancio lungo per Ticco, arriva in anticipo Santoro, Rolandone verso Cocco, anticipato da Fadda. Fadda vince il rimpallo con Guazzaroni, mette in movimento Zeuzza che va via a Faye. Attenzione a Zeuzza, la sua conclusione verso il centro della porta. E qua la difesa la stava per combinare grossa con Russu che ha respinto in maniera sbilenca, mettendo in controtempo Faye. In qualche modo la difesa della Nuorese è riuscita a recuperare con Kiwobo che adesso lancia per Ticco che favorisce la discesa di Russu sulla destra, un po' di spazio, Russu che viene fermato, si ferma il capitano, gioca all'indietro per Del Rio, da Del Rio a Rolandone, una prateria davanti a lui, tante opzioni a disposizione, ha scelto quella di Guazzaroni con Cucchi che si sovrappone sulla sinistra, riceve Cucchi, suo cross intercettato da Pili per Rolandone, quindi Del Rio, Faye, Del Rio, possesso palla prolungato della Nuorese, Cocco per Kiwobo per Rolandone, si gira Rolandone su Oggiano, guadagna metri il centrocampista piemontese, quindi Ticco serve Del Rio, Russu, quindi ancora Del Rio, c'è Ticco, c'è ancora spazio per il nigeriano, gioco di gambe a fare fuori Pili e Oggiano e questo è un gran bel numero, questo è un gran bel numero di Ticco che ha fatto vedere tutta la sua classe. Guadagna un calcio di punizione il numero 10 della Nuorese, siamo ai circa 25 metri
solito terzetto sulla palla, si fa vedere anche Russu, per la verità vediamo se sarà ancora Cocco a battere questo calcio di punizione. No, Cocco si disinteressa del pallone, si disinteressa anche Russu e quindi Del Rio o Ticco cercare la porta di Sarao. Parte Del Rio, la sua conclusione centrale, non impensierisce Sarao, un tiro che forse nelle intenzioni cercava qualche deviazione amica, tanto Sarao fa riprendere Mularja fa riprendere le operazioni di rinvio di Sarao. Fadda, pressato da Cocco che tocca via il pallone ma riesce in qualche modo a rimediare la difesa del Tonara. Qui Poddi e alza un campanile verso Zeuzza, quindi avanza il Tonara con questo lancio nella zona di Zeuzza. Chiediamo venia per prima, si trattava di Nicole. Zeuzza pressato da Kiwobo, quindi Pili il suo tentativo. Non è né un tiro né un traversone, sottolineato dai fischi di disapprovazione del Quadrivio. Antonio Pili ha provato la battuta repentina verso l'area di rigore, completamente fuori misura. 32 minuti di gioco qui al Frogheri, Nuorese 1, Tonara 0, decide il gol di Fabio Cocco al 24esimo della ripresa. Rolandone per Cucchi, Rolandone, Ticco, Rolandone, una fretta di accelerare i ritmi la Nuorese, Rolandone per Palma, attenzione, a vuoto l'intervento di Fadda, Palma in un primo momento si era girato, poi scarica per Del Rio, pallone ben lontano dallo specchio della porta, non si è fidato Palma dopo l'errato intervento di Fadda a mettersi in proprio e a cercare la conclusione verso la porta di Sarao. Cocco in pressione su Sarao, quindi Pili prolunga per Zeuzza che non riesce a tenere il pallone in campo. Va Cucchi alla battuta della rimessa con le mani. Cucchi per Palma, il tocco di petto di Pili e Nuorese che guadagna qualche metro con un'altra rimessa laterale. Ancora Cucchi sul punto di battuta in prossimità della panchina di Cirinà. Cocco di tacco per Guazzaroni. Leziosismo un po' pretenzioso da parte di Cocco, pallone fuori misura per Guazzaroni, la rimessa stavolta è del Tonara, Guazzaroni recupera su Zeuzza che poi di forza su Palma, non c'è fallo secondo l'arbitro, altra rimessa laterale in favore del Tonara, lancio lungo, Guazzaroni in anticipo su Zeuzza, tanti palloni recuperati come al solito dal mediano umbro. Giocatore la cui assenza è sicuramente pesata nell'ultimo impegno dei verdiazzurri in campionato, giocato 10 giorni fa contro il Bosa, Nuorese uscita sconfitta al Frogheri per effetto dei gol di Carboni e Isidoro Pinna, dopo il vantaggio iniziale firmato da Cocco. Intanto c'è un fallo di Cucchi e danni di Zeuzza. Calcio di punizione in favore del Tonara, con Zeuzza che si rialza e guadagna il suo posto in campo. Porta un po' il pallone avanti Pili, con il benestare dell'arbitro si lamenta un po' il tecnico della Nuorese Fraschetti. Va alla battuta Pili, pallone intercettato da Semerzidis. Buona palla tagliata di Pili ma fuori misura per i compagni. Rolandone, Guazzaroni, alza la pressione il Tonara, quindi Cucchi prova ad andare via
a Oggiano, lo mette giù, calcio di punizione in favore della Nuorese che respira un po' in questa fase del match. Nuorese che prova a difendere il vantaggio, ma ovviamente non disdegna di cercare di arrotondare e di mettere in sicurezza il risultato. Ticco, Cocco, ancora Ticco, ancora per Cocco, scarica sulla destra per Russu, pallone lungo. Impreciso il passaggio di Cocco e forse un po' in controtempo anche Marco Russu in questa circostanza. Non sono mancati gli errori in appoggio da una parte e dall'altra in questa partita. Attenzione a Fayet, tocca per Ticco, Ticco serve palma, larga sulla sinistra per Cucchi. Cucchi mette il pallone al centro, Santoro respinge, quindi Nicole in anticipo su Russu. Fois non riesce a mettere il pallone giù, il Tonara lo fa la Nuorese con Rolandone, l'apertura imprecisa per Cocco, Poddi e fa su il pallone, lancia in avanti per Ruberto, quindi Russu dialoga con Fayet, a spazio Fayet e anche diverse opzioni per il passaggio, gioca all'indietro per Del Rio, da Del Rio a Semerzidis, Semerzidis tocca sulla sinistra per Cucchi, esce bene la Nuorese in questa circostanza, Cucchi tocca per Ticco che non riesce a controllare il pallone, gesto di disappunto di Ticco, forse contro se stesso, controllo abbastanza banale soprattutto per un giocatore della sua classe. Ticco recupera il pallone, dialoga con Palma che viene messo giù, l'arbitro non sanziona l'intervento, Tonara che può ripartire da sinistra con Poddi, innescato Nicole, ha davanti a sé Russu, Russu va giù, Nicole riesce a toccare, impreciso però il suo passaggio, c'è Guazzaroni, il lancio per Palma, il colpo di tacco a chiudere il triangolo di Palma, una bella idea però imprecisa dell'attaccante della Nuorese, troppo lungo per Guazzaroni il passaggio, lo stesso Guazzaroni va a commettere fallo su Pilli e anche lui finisce sul taccuino dei cattivi, ammoniti dunque Rolandone, Pilli e Guazzaroni, tre dei quattro mediani presenti tra le due squadre in questa partita, almeno stando alle formazioni titolari, poi ci sono stati dei subentri. Vassaias, il suo pallone al centro, arriva Palma e poi Semerzidis subisce fallo, si porta il pallone dentro la porta, rimane anche a terra Semerzidis. L'arbitro, più che un'azione fallosa, sembra aver ravvisato una posizione irregolare da parte di un giocatore del Tonara. Pericolo scampato per la Nuorese in questa circostanza. E vediamo che alle viste c'è un cambio per la squadra verde-azzurra. Si sta preparando Ilario con la maglia numero 15. Tanto si rialza Semerzidis e potrà battere lui stesso questo calcio di punizione assegnato dal signor Mulargia. Pronto a entrare Ilario nella Nuorese. Uscirà Fabio Cocco nella Nuorese. Esce il numero 11, Cocco. Esce Cocco ed entra Ilario, prova a dare maggior solidità ed equilibrio Fraschetti con questa mossa. Via un trequartista, un giocatore d'attacco come Fabio Cocco. E dentro il mediano. Cocco saluta Cirinà che è stato suo allenatore nella Torres l'anno scorso.
va la battuta Semerzidis, salta Nicole, intercetta Russu, ancora uno scontro tra Nicole e Russu, alla meglio il capitano della Nuorese che serve sul settore di destra a Tico, ha davanti a Sepodi e Tico scarica su Del Rio, pallone al centro intercettato da Pili che poi mette fuori, subisce fallo Pili, calcio di punizione in favore del Tonara, arbitro che non lascia correre per il vantaggio nonostante il pallone sia arrivato tra i piedi di Zeuzza. Pili rilancia per Zeuzza, va a chiudere il Kiwobo, Zeuzza rinviene sulla sfera, poi Kiwobo riesce a rimediare al suo errore costringendo Zeuzza a un fallo laterale, era abbastanza palese che il pallone sia stato messo fuori dal giocatore del Tonara. Non di questo avviso il signor Meloni, che era a pochi metri dall'azione, messa in zona d'attacco per il Tonara, si incarica Antonio Pili, pallone nella zona di Cucchi che sventaglia in avanti, rimessa ancora per il Tonara e l'esterno destro Fadda che stavolta si incarica della battuta. Tonara che proverà se non altro a chiudere, no, tratta ancora di Pili, pallone per Saias, Pili al centro per Oggiano, il suo colpo di testa finisce a lato di un soffio, non si trattava di Oggiano ma di Santoro, lasciato completamente indisturbato dalla difesa della Nuorese. Dicevamo che Tonara in questi ultimi minuti proverà ad accentuare il forcing alla ricerca del pareggio. 3 minuti e mezzo al termine dei tempi regolamentari, poi ci sarà ovviamente un po' di recupero. Qui Poddi rilancia nella zona di Tico. Tico davanti a sé Poddi che riesce a chiuderlo. Non si fa incantare dal gioco di gambe di Tico, l'esterno sinistro del Tonare, sul rilancio per Oggiano impreciso. Fa buona guardia a Fayet che mette nella zona di Tico, pallone che non esce. Quindi Ilario. Ilario per Palma, c'è Del Rio dalle sue parti, quindi Russu, Russu contro Nicole, altro duello tra i due, e ancora Nicole che impensierisce il capitano della Nuorese che di forza fa valere la sua maggior prestanza fisica, pallone verticale di Russu per Del Rio, quindi Tico per Palma, stop di petto, arriva Santoro che chiude in corner. Buona la chiusura di Santoro su Palma, poi un cenno d'intesa tra il centrale del Tonara e l'assistente Pisano. Calcio d'angolo per la Nuorese, probabilmente è Del Rio che dalla bandierina opposta alla nostra postazione si incarica della battuta, pallone al centro, Tico ci prova al volo, pallone ribattuto dalla difesa del Tonara, poi c'è un fallo in attacco rilevato dal signor Mulargia, calcio di punizione per la squadra ospite, provano a portarsi in avanti i giocatori del Tonara ma Sarao sceglie la battuta corta per Pili, pallone di ritorno e poi rinvio lungo, Kiwobo, Guazzaroni e Rolandone dialogano i due, poi Guazzaroni allarga su Cucchi, fraseggio corto della Nuorese con Rolandone, Cucchi, Cucchi, Rolandone lascia Del Rio, prova a infilarsi tra due uomini Del Rio, prova a chiudere Fadda, interviene poi Guazzaroni e Ilario in copertura, quindi Cucchi ci prova con un'azione personale ma legge bene la situazione Santoro che pecca anche lui con qualche leziosismo di troppo, il suo colpo di tacco finisce in fallo laterale, consente alla Nuorese di restare in zona d'attacco. Altro cambio per la Nuorese intanto. Entra Flavioni ed esce Tico. Un po' di nervosismo per Tico che battibecca con qualche avversario. Forse non soddisfatto della sua prestazione il giocatore nigeriano che ha abituato i tifosi a standard più elevati, però bisogna dire che il gol di Cocco nasce da una sua invenzione. Questi giocatori anche nelle giornate
non dico peggiori, ma comunque migliori, riescono sempre a togliere dal cilindro qualche giocata decisiva. Entra Flavioni, quindi presumibilmente andrà a occupare il lato sinistro della difesa della Nuorese, con Ticco che avanzerà come esterno di centrocampo. Sicuramente un assetto più speculativo della Nuorese in questo finale di gara, quasi a preservare il prezioso vantaggio firmato da Fabio Cocco al 24esimo del secondo tempo. Intanto sono stati segnalati 4 minuti di recupero, sono andati via i primi 12 secondi. Rolandone, numero su Santoro, quindi palma, pallone di ritorno per Rolandone, che non riesce a battere a rete anche per l'intervento di Fadda. Quindi Del Rio dialoga con Rolandone. Del Rio, fascia destra, duello con Fadda, colpo di tacco a liberare Rolandone. Da Rolandone a Russu, quindi Del Rio si disinteressa, va Rolandone in pressione su Poddie, che non riesce a far sfilare il pallone, di fatto lo regala a Del Rio. Tocco per Russu, ancora Del Rio, Rolandone, Nuorese che sembra più intenzionata a lasciar passare i secondi. Qui il pallone esce fuori, Rolandone prova con astuzia a tenere palla e a far passare qualche secondo. Nuorese che comunque pressa alto sui giocatori del Tonara. Russu, Rolandone, Russu, Russu a Rolandone, che riesce a mettere a terra il pallone. Serve Cucchia, spazio per la conclusione che viene ribattuta. Allora Pili prova a innescare il contropiede, viene fermato da Cucchi. Protesta Pili per una presunta, per un presunto intervento falloso. Quindi Flavioni prova a far passare la palla, quindi palma, approfitta della corta respinta, prova la sua conclusione. E diciamo che la percentuale di tiri nello specchio rispetto ai tiri totali da parte della Nuorese oggi è veramente bassa. Qui Nicole, Ruberto, Flavioni, Flavioni per Palma, duella con Poddie, il fallo dell'attaccante della Nuorese, calcio di punizione in favore della Nuorese. Sarao porta il pallone ai 40 metri e lancerà lungo, si fanno vedere in tanti in avanti a coprire la prima linea del Tonara. Ci sono ben 6 giocatori. Va Sarao, pallone che sfila, attenzione al tentativo in girata da parte di Oggiano, che ha provato a innescare i suoi compagni. Campanile nelle perfette disponibilità di Semerzidis, quindi Flavioni indugia troppo e consente a Oggiano di andare a bloccare il suo lancio lungo. Rimessa con le mani in favore della Nuorese. Antonio Pili, Zeuzza, ancora per Pili che lancia in avanti, dove Zeuzza non arriva. Kiwobo lascia scorrere, non ha ovviamente fretta la Nuorese di far riprendere le operazioni di gioco, ma adesso il Tonara sale compatto nel tentativo di non far uscire la Nuorese fuori dalla propria metà campo. Ancora 30 secondi da giocare prima del triplice fischio. Flavioni, la spizzata di Rolandone nella zona di Fadda che alza un campanile, quindi Pili alza il pallone anche lui, quindi Kiwobo in anticipo su Zeuzza. Pili per Nicole, Nicole ha il problema di girarsi, serve Poddie, all'indietro per Saias che elude l'intervento di Palma, quindi Santoro, un po' di confusione per il Tonara e favorisce l'intervento di Flavioni. E su questa interdizione del difensore della Nuorese si chiude la partita, triplice fischio in Nuorese che si riprende il Frogheri dopo 2 sconfitte interne consecutive, batte il Tonara per 1-0. Decide il gol di Fabio Cocco al 24esimo minuto, un successo prezioso per la Nuorese
in chiave primato, un successo che sicuramente consente ai verdiazzurri di accorciare di 3 lunghezze sul Muravere, da ritrovata fiducia in vista dell'impegno contro il Taloro e di quello che poi l'Anorese giocherà il 27 febbraio ad Ardea sul campo del team Nuova Florida per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Una sconfitta che probabilmente non fa troppo male al Tonara, un punteggio che non ridimensiona la squadra di Cirinà, che sicuramente da domenica prossima proverà a riprendere il suo cammino verso la salvezza. Da Francesco Tuffu e Andrea Farris alla regia è tutto, vi lasciamo con i contenuti extra e le interviste che verranno pubblicate nelle prossime settimane sulla pagina Facebook di Directa Sport Live TV, la web TV dello sport sardo. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.